Aspetta, metti tanto non l'ho smutato, volevo vedere se se ne accorgevo. Buonasera. Bentornati sul mondo dei craftatori di guerra, qui. O dai craftatori mondo guerra. Ma sempre qui. Su Fratelli Gamepad, non nel Bronx. Non là. Ma qui. Buonasera comunque ragazzotti, buonasera. Come l'avete pushata la Befana? È venuta di notte con le chiappe tutte rotte a prendervi a botte, eh? Cosa succede? Magari, non so, ci va male, andando da merda, ho fatto vabbè, ci sono, visto che io ho sushi, un culo al PCM, ve meno tutti. Già, è vero, ma la Befana e Babbo Natale hanno girato con la mascherina. Probabile. Speriamo. Che se no, sono cazzi per diabetici. Davvero. Quindi noi ci mettiamo adesso perché stasera è contento, perché sa che facciamo la parte che interessa a lui, che vogliamo passare un po' di tempo di qualità col vecchio Bonzandi. Allora no, andava bene lì. Hai ragione, il peggiore. Io addirittura stamattina ci avevo anche pensato, ma mi dimentico sempre dei poteri occulti di mio fratello. Ma soprattutto la domanda che tutti si stanno ponendo in sala è: troveremo delle spallette? Che questa è la domanda. Che stamattina veramente c'erano i server, stavano tipo morendo. Adesso andiamo dal vecchio Bonzandi. Oh. C'è gente grossa. Qui? Sì. Buonasera, una bomber! Buonasera, come... A proposito, ha detto Cry che questo dovrebbero aver introdotto qualcosa di nuovo, ne sai qualcosa? Perché l'unica cosa che ho visto è che hanno messo qualcosa riguardante Natria. Perché sei venuto a uccidere lui? Non c'è lo scrigno. Ah? Non lo so, ha detto che devono aver messo qualcosa di nuovo, ma non ho visto niente di che, a parte le solite, ovviamente, cose settimanali. Yeah! Poi andiamo a prendere anche quello. Le candele sono accese e le offerte pronte. Mo dobbiamo preparare il circo. Anzi, prima di iniziare andiamo a prendere quella. Oddio. Già, hanno modificato 40. I boss del Thunder per il raid. Ma questo già da 2 giorni, cioè? Scusa la mia ignoranza, che cioè si più dettagliato, e meno male dovremmo essere noi il canale di WoW. Il problema è che quando si tratta di raid e dungeon noi siamo completamente si parla ignorante. Di storia, narrativa, sposta lì a discutere, si parla di raid, meccaniche, diciamo, comunque devo ammettere che giocandoci, a parte Selvarden, Battle for Azeroth visivamente era molto molto meglio. Cioè, prima quando cercavi il raid tramite il Thunder ti faceva fare i primi 3 boss. Ok. Ah, ecco perché mi dava qualcosa sul... Penso... Mentre adesso... Ora non c'è più il primo, ma il 2, il 3 e il 4. E a che cazzo serve? Ah, il Finder è quello di prova. È ricerca e funzioni. Te. Vanno in 3 in 3. Sì, ma che pro. Esatto, difficoltà più bassa, drop più basso. Ma quello mi interessa. Quello. Ah, io
Senti, una bomber e io e Mirko siamo stronzi, giusto per la gran... Ah, ok. Buonasera, Asu. Ma nel server PvP, Non esistono i server che PvP. comporta uccidere gli altri? È Non esiste il server tutti, è PvP. sempre PvP. È sempre PvP, Asu. Cioè, Basta, guarda, basta che clicchi sul... No, no. anche sul nostro nome. Anche sulla nostra immagine. Clicca col destro. Cioè, se vedi, dov'è? Basta attivare quando vuoi il PvP, in realtà nelle... No, il PvP però può Cioè, attivare non è quando... che una volta c'erano proprio i server Chiaramente PvE esiste e tra le altre server PvP. Adesso tutti i server sono sia PvE che PvP. Solo attivi tu. Comunque ti cose. danno L'unica delle cosa che monete. cambia è la modalità guerra, che hai più il percentuale più alta di drop, più punti esperienza. Mi pare hai il 10% di punti, no, 10-15% di punti. E in più Asus, se uccidi un altro, intanto una bomber che entra subito, dicevo, in più se uccidi un altro personaggio ricevi una moneta particolare che ci puoi comprare roba E esclusiva con. addirittura in alcune zone farmi anche proprio una barra di esperienza unica, la barra dell'onore, si chiama. Con tutto equipaggiamento a sé, ha proprio tutta una sua meccanica il PvP World of Avevo giusto Warcraft. bisogno Vabbè, del questo dato è tuo sempre come aiuto. quell'altro. Vabbè, è un 44. Sì, vabbè, Mai sottovalutare il valore o il potere di qualcosa più antico per di due Oddio secoli. santo. E ritorniamo dallo stronzo. L'unica cosa che posso dirti è che in realtà più che il PvP conviene attivare la modalità guerra. Che è... Non so se sei orta e trovi un alien in giro che anche lui è la PvP. Puoi uccidere. Sì, Sì. vabbè, è PvP. Mi pare... H? No? Cosa? Cosa cazzo era H? La roba PvP. Ah no, volevo quello dei talenti. Vedi, metti su modalità guerra. Ti dice qua, l'esperienza delle missioni e l'esperienza in generale è aumentata del 10%. Più dovresti anche averci... Sì, lo so, dov'è? Non mi ricordavo il tasto. Una bomber. Forse N, vabbè. E se non ricordo male, anche una percentualità più alta di draw, cioè di cambio nell'oggettistica. Che non so se ci hai mai fatto caso, che ogni tanto prendi gli oggetti che verdi ti possono diventare blu, o blu ti possono diventare viola, o addirittura se hai culo come Cry da verde direttamente viola. A me non mi è mai successo in 4 anni, anzi in 2-3 anni di World of Warcraft, che mi passi dal verde direttamente a viola. A Cry gli succede spesso. Molto bene. Lui è importante. Molto. Soprattutto tutta questa zona è molto importante. No, di niente, Asu. Tranquillo. Anzi, se lo sapete sempre, non fatevi problemi, chiedete, se avete dubbi, chiedete sempre. Poi, il fatto che noi possiamo rispondere è un altro quesito, però. A proposito, per chi se lo fosse perso, sulla pagina Facebook abbiamo postato la recensione nostra personale, tra cui però personalmente c'è molta roba oggettiva, poi su quello se ne può discutere quando volete, su The Legend of Zelda Breath of the Wild. Per ottenere il volo ad Azeroth ci vuole molto? No, No, ad ora Azeroth no. dipende dove? Allora, se intendi, a parte che ora indipendentemente In Battle non for Azeroth, se non ricordo male, dovrebbero aver eliminato tutta la parte delle reputazioni, quindi devi solo devi solo esplorare le zone. finisce devi solo esplorare la mappa. Dovrebbero, ora non so se l'abbiano levato per davvero. Che però aspetta, dovrebbero comunque ci dovrebbe essere scritto nelle imprese, se non mi ricordo male. Esplorazione, Battle for Azeroth, che ti dovrebbe dire? Vola a colpire a Zandala, sì, vedi.
Basta fare questo qui, La ricondizione. Perché una volta era Che ti devi devi fare fare tutte le mappe, compresa Najara e Mechagon. In più dovevi portare praticamente a osannato, no, Welcome! Alex Barbanera. Ai! Buonasera. E in più dovevi portare buonasera Alex. Devi portare anche tutte le reputazioni, non mi ricordo se è riverito o addirittura osannato. No, riverito mi pare. Ah, eccoti a casa, siamo pronti a iniziare. I preparativi per il rituale sono pronti, è il momento di iniziare. Per far sì che funzioni, dovremmo usare l'antica lingua degli antenati. Sarà un compito impegnativo. Dovrai pigliare il feticcio mio, disegnare un circolo del rituale e poi suonare i tamburi. Se tutto va bene, Bonsanti ci inviterà all'interno del tempio suo. Altrimenti, le anime nostre saranno condannate. Non facciamo errori, eh! Tutto bene, Alex. Tieni Lei come va? stretta l'anima tua. Che la visione ti guidi fino al circolo del rituale. Fa attenzione! Wan Sandi non sarà felice se il rituale. Mo suona il tamburo. Grande Wan Sandi, il tamburo ha suonato in nome tuo. Le offerte ti attendono. Conosco questa voce e questi doni. Molto bene. Vieni, vieni. Sì, a me piacciono molto in realtà le traduzioni in italiano. Poi qualche cosa come al solito le sminchiamo, Ma allora. ma per il resto secondo me sono buone. Più che traduzioni il doppiaggio è buono, le traduzioni è poi un'altra cosa. A me, io per esempio, ho preferito molto le traduzioni, ad esempio, dei cognomi, perché danno lo stesso effetto effettivamente della lingua madre. Cioè, è un po' come appunto, da noi uno si chiama Mario Rossi. Sai che Rossi è uno soprannome di un colore, cioè nel senso lo associa a un colore. Il cognome è fatto apposta. Ah, per associarlo a una E persona, sì. quindi, cioè, nel senso, se uno si chiama come Barba Bronzea, se in originale si chiama Bronzebeard. Proprio perché la sua casata è contrassegnata dal fatto che hanno degli enormi barboni in color bronzo. E in italiano è barba bronzea, è giusto. Buonasera Paolina. Abbiamo finito Breath of the Wild, o meglio, ho rushato per finire Breath of the Wild. Breath of the Wild. Capo di saldare i debiti tuoi. Grande Buam Sandi, ti ho portato altre anime come pattuito. Porto anche quest'anima viva che desidera parlare con te, possentelo. Posso? Non si sa mai. Ti sono mancato. Tieni coraggio a venire a ca... Ma ti servirà ben altro per ottenere il favore di Bonzandi. Che Ci vediamo cosa vuoi presto. chiedere al vecchio Bonzandi? Presto assai. Infatti uno che fa di cognome Cocktail è bello che si chiami Cozzacoda, se è utilizzato anche in italiano Lasci Cocktail. Ragazzi, è Sì! adattamento quello. No, poi a parte che Cocktail è... Vabbè. Sin da quando gli spiriti hanno iniziato a invocare questo Gohun, il tempio mio è caduto sotto la corruzione della non morte. I non morti sono abomini, ma le sanguinidi che danno loro la vita sono potenti. Potrebbero essere utili a Bonzandi.
Se desideri dimostrarmi lo zelo tuo, purifica il tempio da che la feccia e portami le sanguiniti loro. Stai calmo. Allora, Bonsanti, dai, io la passo, dai. Gli spiriti dei fedeli si stanno fiondando verso il tempio. Li vedi anche tu, vero? Sì, Alex. E buonasera, Plagas. Vai, scusa. Vengono per passare nell'aldilà ed entrare nel regno mio. Ma anche gli spiriti che hanno voltato le spalle a Bonsanti sono venuti. Venerano qualcosa di nome Gohun e diffondono la corruzione della magia del sangue, dissacrando la necropoli. Non posso permetterlo. Vai ed estirpa che l'infestazione che sta dissacrando il tempio mio. Bonsanti sa perché stai a casa, stai in cerca dell'aiuto mio. Affronterai una prova e vedi se sei degna del tempo di Bonsanti. Ci stanno alcuni spiriti che non mi rendono più omaggio, preferendo cantare le lodi di qualcosa chiamato Gun. Non permetterò che lo stesso tempio via venga dissacrato. Vai e soggioga gli spiriti più potenti che riesci a trovare. Fallo, e forse sarai degna di parlare. Devo tornare a Sobal. Ci stanno altre anime da raccogliere per ripagare il debito mio. Wow. Addio. Ci rivediamo presto. Ok. Non so quanto siano felice del il lore della morte. Ti tengo d'occhio. Ok. Beh, cosa vuoi che potrebbe succedere? Andare nel regno dei morti? Ops. No. Oh no, dai, ripigliati. Perché? Arriva a scatti? Non so se ripiglio con pelo. Sto fuori portata. Beh, per almeno uno o due giorni ci sarà un po' di mole di gente su WoW, visto che oggi hanno rimesso le settimanali. Ma mai quello che succede in questo momento a Mardraxxus. Poche ore fa Torghast neanche funzionava. Molto bene. Domani lo prendo la prima volta che gioco con World of Warcraft. Ah! Ti faceva sempre entrare dopo un po' si... Sì, ma non si sa perché, ma oggi veramente c'era un botto di gente. Mai vista così tanta gente per le settimanali. Cioè, sono rimasto veramente veramente strano, forse. Aspetta, perché era Befana. Era quello che dovevi montare sopra, se non mi ricordo male. Boh, chi se la ricorda? E questo è il metodo normale per prendere questo coso. Perché ovviamente, se no, se c'avete il volo, scivolate direttamente dentro quanto prima. Sì. Però io, siccome sono stronzo, e magari uno arriva qui. Io ho sempre la solita gente di tutti i mercoledì. Ma io di solito il mercoledì mattina, quando c'entravo, non ho mai avuto problemi. Sempre fatto alla velocità della luce. Poi vabbè che stamattina mi ci è voluto più tempo, ma perché ho dovuto farmare con... PG. Con il guerriero, e mi è andata anche bene perché ho beccato due o tre oggetti che mi hanno fatto alzare un po' l'equipaggiamento. Comunque adesso con il monaco sono contento, finalmente il livello oggetto è diventato, la scritta è diventata blu, quindi sono al primo step, ed è sempre una cosa positiva. Il problema ora sarà farlo arrivare alla scritta viola. Secondo che nel server dove sono io, ogni giorno la zona in cui ci sono le quest più succose si lagga sempre. Io le faccio tutte. No, ma poi la cosa bella è che a me mi fa girare il cazzo, come dice bene Cry. E poi dicono che World of Warcraft è morto. Va bene.
Beh, infatti era così morto che è stato. Questa espansione ha venduto molto di più di anche di Legion. Però è morto World of Warcraft. No, che poi a me mi viene da dire, scusami, ma andate da uno sviluppatore qualunque e vai a dire: ma vorresti che il tuo gioco sia morto come World of Warcraft? Cioè, gli sviluppatori darebbero un rene. Qui c'è una questa seconda e prendere, mi pare, perché tanto solo fa sempre parte di qui dentro. Che tipo sì, sta pensando. Pare quella della bimba. No, più che altro mi è stupito vedere. A parte è vero, era supposto. No, in realtà mi ha dato problemi anche in Nemesis. Anzi, se non mi ricordo male, ho avuto più problemi in Nemesis che Pozzo dell'Eternità. Buonasera, Jarrad. Io sono andato da uno sviluppatore e gli ho chiesto SOS. E lui ti ha fatto un euro di botte, spero. Ci spero ti abbia confato fortissimo. Noi ci dissocio perché no, noi ci dissociamo perché se questo aggiornamento è meglio di Legion, spero male per Diablo 4. Dove sei? Perché? Che senso? No, è meglio di Legion, ha venduto più di Legion Plagas. E devo essere sincero, in molte meccaniche è nettamente superiore a Legion Shadowlands. Nella narrativa e nei contenuti per ora l'ho visti molto molto più curati e pensati quelli di Shadowlands rispetto a Legion. Sì, c'era tanta roba, ma era tipo un purpurri, ti butto roba. In Shadowlands sono proprio pensati, sono ordinati i contenuti. Dove sta la mia mamma mia? La mia mamma mia? Mamma mia? L'hai vista? Ha detto che sarebbe tornata subito. Io sono una brava guaiuna e aspetto. Ma non tengo idea di quanto tempo sia passato. A che fa freddo e mi sento sola. Ehi, potresti aiutarmi a trovare la mamma mia? Prometto di non darti fastidio. No, Plagas, vado a retta a me. Mamma, sai perché ha venduto... Vado retta a me, sai perché ha venduto di più? E niente. Abicirill tene ragione, la mamma sua non sta nell'albia. Presto, va! Trova che sta mamma è incontenibile e falle riunire. Comunque dicevo, secondo me questa espansione ha venduto di più perché è un giro di boa. C'è stato il resettone e l'hanno reso molto più accessibile anche a chi è la prima volta che gioca a World of Warcraft. Sì, infatti. Gunn è il padrone di questa terra. Presto anche chi lo stupido di Buon Sandy lo servirà. O magari Covid. Anche. Ma ne dubito, se stai a casa no, non guadagni. Vabbè, c'è da dire una cosa. Che banalmente... anche il bacino di utenza dei videogiocatori è aumentato. Cioè, nel senso, ora la gente che videogioca è ragazzi, molto di più rispetto che ai tempi di Legion. Ci sono tante persone che giocano online, tante che provano molti Morpg. Ed è solo questione di tempo per cui non ti venga voglia o la curiosità di provare World of Warcraft, il re dei Morpg. Andrea, se stai a casa, due cose fai: o ti masturbi o giochi online. O se sei con una ragazza, o ti masturbi giocando online. O ti masturbi giocando online. È vero. Vero, Jarga? Ma mi raccomando, se dovete masturbarvi, fatelo con le giuste precauzioni. Esatto. Mettetevi un bel antivirus. Nuovo incantesimo: Aurea del Castigo. Quando un membro del gruppo di incursione in memoria di rivendicativa si attiva per 8 secondi. Wow. Allora. O giochi masturbati. Esatto. LOL. Comunque mi spieghi questa cosa? A sinistra del nick esce un numerino. Io sono sempre bloccato a 1. Cosa? Non lo so, penso stia parlando a Plagas a sto punto.
l'unica cosa che mi può venire in mente è che stia parlando a Plagas. Sì, sì, ora devi fare tutta la parte giù. Buonasera, scoiattolo randagio. Mamma e io abbiamo incontrato i sacerdoti, mi hanno dato questo vestito, erano così gentili. Sta laggando a merda. Tengo un bersaglio. Cresce una volta. Niente, nessuno si lavora e si produce. Non lo so. Si lavora e si produce. Se è riguardante qualcosa il passato del nostro simpaticissimo popolo italiano, sappi ce frega un cazzo. Ma che ce frega? Che invece si parla? Ma che importa? Quello che ha fanculo ci ha condotto. Se a posto del vince ha messo l'acqua, e noi gli dimo, e noi gli famo, ci ha messo l'acqua e te pagamo. E poi giù botte. L'unica cosa che bisogna dire è che aveva in realtà una gran bella mascella imponente. Solo gli ignoranti, Jarrad. E purtroppo in Italia ce ne sono tanti. Perché quella gente stupida non riesce a capire che se ci fosse ancora lui non farebbero quello che fanno adesso. Credo che siamo vicini. Mamma, dove sei? No, sono ignoranti, è proprio l'ignoranza che crea la gente così. Tengo bisogno di un bersaglio. Io recentemente mi sono visto Robin Hood di Mel Brooks, un uomo in calzamaglia. Ho riso parecchio quando c'è stata l'imitazione del discorso di Mussolini, non me l'aspettavo. Che succede? No, come osi portare quella cosa? La cosa a ca? Disgraziata, il patto mio con Bonsanti prevedeva vita eterna in cambio dell'anima tua. Rovinerai tutto quando? Ah, quindi ha sacrificato sua figlia? Sì. Chi lo blocchiamo il colpo, Mirko? Posti. L'ho bloccato, prima l'ho usato. La spell che fanno davanti a voi, non l'avete ancora sbloccata? Quale spell? Ma come mai vuota una settimana a questa parte da di più? Poi altro. E l'abbiamo già detto. Il resto dell'eternità nostra. Spero che io e mamma ti rivedremo. Quale danno, quale spell che fa danno davanti a noi? Ce l'abbiamo tutte. Siamo paladini. Vada Plaga, Plagas. Perché fanno il cazzo che gli pare portando il cazzo. No, è che si era deciso che se avremmo comunque portato Shadowlands all'uscita. E mentre si aspettava Shadowlands abbiamo fatto un po' di cose generali su World of Warcraft. Al licore di un toro incandescente più o meno. Ah, no, aspetta. Vede? Quello lì è del guerriero ed è il... cosa si chiama? Ed è provocazione. No, è un colpo davanti. Allora, guarda in paladino. Vai avanti. Non è quello. Cioè, no, è un toro, ha detto incandescente. No. No. Forse quello scia di ceneri.
Sferza i nemici, forse è questo qua. Potete raggiungerlo. Può essere. Sì, allora sì, non l'abbiamo ancora sbloccato. E poi la risposta più semplice, comunque, scoiattolo, alla tua domanda, proprio semplice, 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 è perché abbiamo voglia di giocare. Che non ho capito. No, ci ha chiesto perché, come mai da una settimana da questa parte portavamo solo World of Warcraft. Che poi non è vero, perché se vai a vedere, tipo per Natale e fine anno abbiamo portato Breath of the Wild e Hyrule Warrior. Però già detto, grazie al cazzo apro la vostra live dopo una settimana e magicamente so tutto ciò che succede. Abbiamo i past, scoiattolo, e la roba ricaricata su YouTube, volendo, per dire. Ah, buon anno anche a lei. Lon e Zav. Ah no, Vuzelandola. Ok, non accetto che mi dai una top esotica. Ah ok, vedi. Questa non è ciò che avevi promesso. Ho bisogno di un bersaglio. Commissione. Sì, ma queste vanno bene perché sono tutte rilegate in questa zona qua. No, porta di solito di più, se non ho capito male, Apex. Non so chi sei tu, ma tengo bisogno dell'aiuto tuo. L'amato mio Valjabu mi diceva che non gli interessavano i voti suoi da sacerdote, ma saremmo stati insieme per sempre. Oh, il tempo mio è venuto e ho capito che non potevo fare a meno di lui. Sono venuto a ca vagando per, ormai mi sembra per sempre, a Valjabu non si è mai fatto vedere. Cammino su questo mondo da troppo tempo. Ti prego, portami un ricordo di Valjabu mio. Di Valjabu mio. Ah, sei l'ase. Abbighellonato con i vivi troppo a lungo. Ok. Devo avvicinare. Fai ciò che devi per portare l'anima sua a Kistoloa. Fin troppo paziente. Capito? La madonna, Monza, prima che sia un'anima in meno. Bah, per come è messo, sì, fa molta differenza. Ma soprattutto per quel che fa, tipo paperone dei paperoni. Un'anima fa sempre differenza. Quando l'hanno reso free to play, free to pay, pay. Ma Rainbow Six penso da sempre. A te, tutti i giochi non ho mai Ubisoft. Seguito io Rainbow Six. A parte no, li potrei dire una stronzata. Sì, infatti. Non me ne può fottere di meno a me di quei giochi. Cioè, l'unica cosa che apprezzo di Rainbow Six è Destiny che 2. Segue un po'. Destiny 2 è free to play, non free to pay. A parte che non è free to play. Sì, una parte sì. Sì, ho capito. Quello che abbiamo pagato noi. Rea, allora se per questo posso dire anche World of Warcraft è free to play. No, non hai capito, tutta la prima stagione? Sì, sì, è tutta la parte che quando era sotto Activision. Sì. Ok, però voglio dire... Non più, Andrea. No, no. Sei libero di pagare sul free to play. Cioè? Allora, zannerito dal tempo incalcolabile trascorso nella tomba. Cioè, perché non... Cioè, io so che c'è una parte, ma ovviamente se vuoi tutta la roba nuova te la devi comprare, le espansioni. Ah, ma quello è normale, l'espansione... E quindi dov'è? Se intendi invece per la roba... Allora, rimosso tutti quei contenuti per inserirli meglio costruiti e ampliati più avanti. Ah, quindi tutta la prima parte che abbiamo fatto noi l'hanno completamente torta?
Quindi praticamente mi stai dicendo che noi abbiamo pagato quello che state giocando adesso? Molto bene. No, hanno torto Titano. Io e hanno torto Titano, Marte e Mercurio. I tre DLC, le tre espansioni. Sì, praticamente hanno tolto tutto il contenuto, Un Paolina. messaggino dell'espansione, secondo sì, infatti, praticamente hanno tolto tutta la prima stagione. Nel senso, ti danno l'assaggio Vabbè. dell'espansione, vuoi sapere come va a finire? Vabbè, giusto. Anche qui, ragazzi, anche in World of Warcraft. Ha già trovato Valjabù. L'urna sua dovrebbe stare accanto da qualche parte. Sembra su. Valjabù, perché te ne sei andato senza di me? Una lacrima fantasma compare nei suoi occhi. Grazie, straniera. Lo posso schiattare senza rimpianti. Possente. Il vecchio buon Sandy si sente pieno di energia. Sì, i poteri miei crescono. Madonna. Non so perché, ma mi viene quasi voglia di richiedere il rimborso alla Bungie. Perché io tutto quello che ho pagato non c'è più. Vabbè, però l'abbiamo usato, Vabbè, cioè, so. quindi, cioè, sì. Sì, abbiamo speso ore e ore per niente che è stato tutto rimosso. Sì, quello Molto sì. bene, molto bene. Ma infatti è anche un motivo per la quale su Destiny 2 penso non ci tornerò mai più. Onestamente. Sì, stavo scherzando. No, che mi è sembrata una mossa alquanto Particolare. bizzarra, quantomeno. Anche un po' da figli della merda per chi ha comprato la prima parte, però vabbè. Che cosa ti porta a far visita al vecchio buon Buon Sandy? Sandy. Tieni i campioni di sanguinite per me. Queste andranno benissimo. Ricorda sempre, i Loa ti osservano. Ma perché c'è qualcuno che compra ancora le copie fisiche, a parte noi per quelli Nintendo, ma perché funzionano molto meglio? Ottimo lavoro, compa. Inizio già a sentirmi più a casa mia. Tanto tempo assai. Ah, sento le anime loro rafforzare i poteri miei. Sapevo che non mi avresti fatto perdere tempo. Direi questo. Ci vediamo Ma a parte che presto. io Cyberpunk scoiattolo, se l'avessimo comprato, l'avremmo comprato per PC, quindi non avremmo avuto problemi. Problemi comunque. O meglio, non quei tipi di problemi. Non questi, probabilmente qualche altro problema di ottimizzazione, ma per quello. La mamma di Keula è una sciocca se crede di poter passare nell'aldilà. Ma ora stanno insieme e tengo due nuove anime nel reame mio. Ottimo lavoro, compa. Prima o poi tutti arrivano da Sei stata brava con i compiti miei. Lo sapevo che ne eri degna. Potremmo fare un accordo. Prometto di offrirti un aiuto contro i nemici tuoi. In cambio, offrirai a Bonsante un milione di anime. Non ci sta bisogno di tenere che l'aria scioccata. Non terrai problemi a farlo. Vieni, incontriamoci alla Corte degli Spiriti. Lì formalizzeremo l'accordo nostro. Che poi 1 milione è tanta roba comunque. Non so se effettivamente riusciresti mai ad ammazzare 1 milione di stronzi. Beh, dopo tutta la campagna che abbiamo fatto, sicuramente l'abbiamo già fatto. Ti ricordo le missioni quando devi tipo massacrare 50 e più persone? Sì, ho capito, ma sono sempre 1 milione. Vieni alla corte degli spiriti. Là sigleremo il patto nostro. È sempre un certo. Come si dice? Una certa Quindi fatemi capire, strizza. se noi intenzionalmente ci verrebbe voglia di giocare a Destiny, ci ritroveremmo praticamente tutto un altro gioco in mano? Che detto tra me e te non è proprio del tutto sbagliato, No, non eh. è neanche un male, anzi.
però Bon, vi lascio, sempre un dispiacere parlare con voi. Grazie, Scogliato. La cosa è reciproca, Scogliato. Il rito del vincolo è un umorio antico assai, vecchio come il mondo stesso. Con questo umorio, l'anima di chiunque tu accida finisce nelle mani di Buonsandi. Se accetti, teniamo un accordo. Sei pronta? Show. Vattene. Come hai detto te? Buonsandi, finalmente hai abbandonato che le rovine. Pari intelligente assai, femmina, però stai a ca, nella santità del tempio mio. Ti darò la possibilità di sottometterti al dio del sangue. Arrenditi o muori. Nessuno dice a Buonsandi cosa fare. Quindi pensi di potermi affrontare, piccirilla? Lei dice, ha battuto già l'attolo. Ma andrai incontro allo stesso destino di chi si oppone a Guhun. Sorgete, servitori! Sorgete e distruggete chi stufò l'Eloa! Presto, occupati e che la strega. L'anima tua per Guhun! Che chiama servitori cadranno di fronte al vero signore dei morti. Beh, in effetti. Padrone, concedimi il dono tuo! Chi mi leverei di te? Sono immobilizzato, Andrea. Ma non puoi nasconderti a capo sempre. Appena uscirai, schiatterai. L'ha preso un po' le denti, amico. Che audacia! Un attacco direttamente al tempio mio. Incredibile. Se ne pentiranno. Se ne pentiranno assai. È un po' sì. Perché se c'è qualcuno che vuoi che non sia arrabbiato, quello è Buonsandi, il re dell'oltretomba delle anime. Il Lord. Era spietato. Un pochino. Un po' crudele, ma inesorabile. Questi troll del sangue con il dio loro Gohun sono molto più minacciosi di quanto pensassi. Il rituale per sigillare il patto nostro è incompleto, ma considerando le circostanze penso che possiamo saltare le formalità. Allora... Vabbè, finché il prezzo sarà pagato, potrei contare sull'aiuto di Gonza. Finisci di lei. Non l'avevo letto, pensavo fosse... direi questo. Sì. Viola! Il cazzo proprio... Ma è due... Ora è tempo che tu te ne vada. Tieni parecchi troll del sangue da spedire nell'aldilà di il Buonsandi. E non ne troverai altri, H. Non dimenticare il patto nostro. Continua a mandarmi anime se vuoi ancora il favore mio. Tranquillo, ne arriveranno. Ave paura. Intanto Jarrad che fa troiai. Perché so come. No, che fa casino con le quest. Come al so. Un minimo. Ma Jarrad è una persona semplice, vede cosa e fa. Perché Jarrad dice cosa? Tortogliani, che ci fate in questo luogo maledetto? Ah, che è questo è figo. Questo posto non è niente male. Comunque, siamo in pellegrinaggio e temo che tu stia per rendere questo viaggio più difficile. Principessa, Lorda presto manderà i rinforzi suoi. Temo che non teniamo tempo per questa cosa. Cosa vuoi, Danza? E così pure tu hai stretto un patto con Buonsandi?
Bene, più ci stanno anime per lui, più forte diventa e più torna comodo a noi. Lascia solo un poco di anime per Anzabù. Pure io tengo un patto da rispettare. Zandalar per sempre. È bello vederti tutta intera, Mai. Nazmir è un luogo da incubo, ma sei riuscita a sopravvivere senza problemi. Rogan e io abbiamo convinto l'orda tua a fornirci più supporto. Si sta preparando ad accogliere nuovi rinforzi. Teniamo ancora bisogno dell'aiuto di Eloa, però. Che è successo con Monsan di Erek? I nemici adornino le vesti tue. E diciamo che non è che è andato tutto così bene. Vendetta per i caduti. Mi stai dicendo che hai ottenuto l'aiuto di Monsan di... e accisi Rick? Incredibile. Ma teniamo altro lavoro da fare. Ci restano due Eloa. Dobbiamo unirci ai tortoliani nel loro pellegrinaggio per vedere Torga, il Loa Tartaruga. Va bene, potete venire se volete, ma non fate troppo rumore. Questo è un pellegrinaggio, non una festa. Allora, perché ci ha preso? Combatto per proteggere coloro che non possono farlo. La fortuna non sembra con noi. Forse potremo ottenere l'aiuto di Torga. Che i Loa veglino su di te. Ci racconteremo delle storie la prossima volta. Mi chiamo Lask. Sono qui per unirci ad... Non siamo qui per unirci ad alcuna causa. Andiamo solo ascoltare le storie di Torga. Non so se ci aiuterà, ma potresti provare a persuaderlo e a darti una mano ad affrontare questi troll del sangue. Puoi unirti al nostro pellegrinaggio verso Torga. Basta che mantieni il silenzio. Segui la strada e trova Kish. Ti dirà che direzione prendere. Ok, fermati. Io e i cacciatori dell'ombra miei perlustreremo la zona. Affido a te la difesa della principessa. Va bene, allora andiamo a vedere Torga. Però ricordatevi di fare silenzio. Non voglio perdere una sola sua storia. Questa non è la prima volta che ho avuto a che fare con voi tortogliani e le vostre storie infinite. Rimanete concentrati e camminate. Molto bene. Credo che andremo d'accordo, principessa. Ok. Hey ho, hey ho. Andiamo a pellegrinar. Che ora mancano quello tartaruga e quello rana? Sì. Beh, hai detto altri due Loa. Ho le cacce agli incubi e in mezzo a questo triangolo ho appunto una misteriosa attività. Il dubbio è assorrata. Devi parlare proprio con me. Che vuoi? A parte che è una tipa, però. È bruttissimo. Che vuoi? Non vedi che sono nel bel mezzo di un pellegrinaggio? Il pellegrinaggio a me sembra che sia fermo. No. Sapete dove trovare Torga? Lasca ha detto che sai dove posso trovare Torga. Vedi di infastidire qualcun altro. Ti sembro forse una guida turistica? Sono qui solo per sentire le storie di Torga. Continua a seguire la strada e troverai Torga. Buona scena, uno bomber. Una tartaruga gigante. È difficile non notarla. Vero? Farei meglio a muovermi prima che qualcun altro cominci a chiedermi indicazioni. No, non andare troppo veloce, più a sinistra c'è una quest. Memoria. Shock, dove sei? Shock! Perché non funziona? Avanti, devi trovare Shock. Non saltellare su quel totem. Cammina è inutile, forza, trova Shock! Non mi sembra. Ho visto cose che ti farebbero. Oddio, questo posto. Voglio andare a casa, ma non posso perché quel mulo di Shock non si trova. Ascolta, Trozzandalari, farò in modo che per te valga la pena trovare quello stupido.
Un modo per trovare Shock c'è, ma questi stupidi totem ovviamente bloccano la mia magia. Perché non dovrebbero? Oh, prendi questo tutto. Perché? Buonasera Simone. Ciao Zambalari. Zandalari. Prendi questa pergamena e usa il potere magico per bruciare totem. Io vado a dare un'occhiata in giro. Magari quel tesoriere sta solo dormendo da qualche parte. Al testone, tesoriere. Io proseguo. Tu occupati di questi totem. Forse riusciremo a trovare quell'imbranato una volta che saranno tutti distrutti. Ok. Poverino. Giambala. Non c'è scampo per nessuno. E la Madonna, quanto aggressivo. Giambala. Tagli addosso, Giambala. Ah, gli scià, ho rimodificati. Esatto, sempre. Dai, era quasi sopravvissuta la falena che ti stava passando, che invece te l'hai sterminata impunemente. È giusto così. Ah, ok. La misteriosa attività è l'altro pezzo di campagna. Ok. Prima devo tenermi. Allora, stavi lì, hai risposto te, ma non c'è più lui. Per farla ti servono tutti i pezzi dell'armatura lunare. Yara, se ci sei, ti hanno appena risposto. E non ti vergogni, tra l'altro. Posso? Perché hai dato fuoco a... Per la percentuale. Ah, ok. Allora, per forza... Comunque, Plagas, ho finito Breath of the Wild e ho scritto una recensione. Come al solito, ragazzi, vi invitiamo tutti a guardare la nostra pagina Facebook, che è piena di recensioni, non solo nostre, ma anche di altri ragazzi che ci seguono. Potete anche mandarci la vostra. Esatto. Se volete condividere le vostre opinioni, recensioni, quello che volete. Comunque, e non Andrea... solo dei videogiochi. Ho un gran bel PG. Sono arrivato tra i primi 10 del concorso di Bungie per Fashion Guardian. Beh. Solo per il fashion? Ah già, è vero, sto parlando con Plagas che è fissato. Questo a posto. So, tutto questo non è divertente. Sono troppo vicino all'accampamento dei troll del sangue. Salute, signore. Non è la prima volta che Shock si perde con tutto quello che stiamo facendo. Sarà meglio che si sia cacciato in un guaio bello grosso. Con i totem sono stati distrutti, la tua magia funzionerà ora? Non tutto ciò che si trova nell'oceano. Beh, meglio distruggere qualche totem che nessuno. Vediamo se riusciamo a trovare quell'imbranato. Basta girarmi attorno, trova Shock! Oh no. Oh no. No. I troll Natavor hanno catturato Shock. Aspettavi altro? A quanto pare lo sveglione si è fatto catturare dai troll del sangue. Presto, la situazione si farà violenta. Torna con delle storie migliori. Chi voleva provare a farsi catturare dai troll del sangue? Non c'è altro, vedrai. Io e Shock abbiamo avuto degli scontri con i troll Natavor. Forse è per questo che hanno voluto catturare quell'idiota.
Le femmine di quella tribù mangiano i maschi e chiunque altro riescono a trovare. Sono sicuro che adesso si stanno preparando a mangiare Shoak. Fai un favore a tutti e uccidi quei cannibali. Il mondo sarà un posto migliore senza di loro. Ah, ti rispondo, Plagat. Beh, è una cosa. Sì, sì, no, ma che Breath of the Wild sia un bel gioco, sì. L'unico problema è che Breath of the Wild ti può piacere ancora di più se non hai mai giocato i vecchi Zelda. Breath of the Wild ha un gigantesco problema. Per me, che ho giocato i vecchi Zelda, mi ha spaccato il cazzo praticamente dopo Goron. Perché è bellissimo, tutto quanto bello, visibilmente, i combattimenti, le armi, vabbè, quelle fanno cacare a prescindere. Belli sacrari, ma quando hai finito i sacrari? E anzi, io ci metterei subito finito gli Zora. È un gioco mediocre. Non c'è niente, non ti invoglia ad andare avanti, non ti invoglia a guardare oltre. Perché a un certo punto hai dentro di te fa: sì, ma perché cazzo lo sto facendo? Sì, perché io ti giuro, è la prima volta che mi sono trovato a non finire al 100% uno Zelda, e avevo voglia solo di finirlo perché mi stavo letteralmente spaccando i coglioni. Cioè, più che altro il discorso è che in Zelda Breath of the Wild hanno fatto un bel mondo di gioco, è bello da esplorare, ti appaga perché trovi sempre qualcosa. Il problema è poi però... È come ho scritto la sua recensione. I suoi punti forza sono anche i suoi punti deboli. Il problema è quando poi però fai la connessione al gioco, ovvero... Cioè, non connessione, cioè quando fai... Al brand. Ovvero... Ok, l'esplorazione è bella, trovi sempre qualcosa. Sì, ma quel qualcosa è inutile. Tipo, le mini sfide, tradotto in GDR, le quest secondarie sono completamente inutili. A parte uno o due, non servono a niente. Perché ti danno rupie che fai molto prima a fare, andando su morte e spacchi un paio di pietre, fai molto più sordi. L'unica cosa interessante sono le sfide dei sacrari, ma solo perché come ricompensa c'hai le cose dei sacrari. Sì, no, più che altro le gemmette, cioè la cacca dei Korogu, interessante, ma a un certo punto anche quelle le mettono in posti che siete un po' figli della merda. Poi più che altro è per sopperire la merda del discorso che le armi sono fatte delle cartapeste. Poi, potenziamento delle armature. Troppo tardi che a un certo punto non hai neanche più voglia di potenziarle. Perché fai... A che pro? Quando ti sei potenziato, quella per la scalata, quella silenziosa, e l'armatura che trovi all'inizio, Ilia, quella pesante... Sei a posto. Tanto se vuoi fare lo sborone, quella ancestrale. Non ti serve nient'altro. Tutte le arti sono tutte di flemo. Tutte. Sì, infatti. Solo occasionali. Cioè, io Ganon gli ho spaccato letteralmente il culo. La boss fight finale è una cazzo di Mimic. Che non spoilererò, ma è una cazzo di Mimic. Sì. Poi, vabbè, più che altro a me è una cosa che mi dà... Ancora la cosa più triste... Quando io l'ho finito, non mi è rimasto la sensazione di aver finito un viaggio. Non mi è rimasto niente, a differenza degli altri Zelda, dove sì, erano Metroidvania, però sentivi il tuo progredire, il tuo avere qualcosa in cambio affrontando sempre di più puzzle difficili. Sentivi il tuo Link crescere in Breath of the Wild? No. Tutto questo non c'è. Anche perché, ripeto, è come quando trovi un accampamento di nemici. All'inizio dici: ah, ok, lo faccio per prendermi le armi in modo di essere meglio equipaggiato. Poi dopo neanche 6 ore di gioco, cioè dopo aver fatto un pezzettino e quasi arrivati alle Zora, li skippi perché i mostri più che un divertimento sono una rottura di coglioni. Sì, perché tanto sai che ti danno armi che tanto ti si romperanno al nemico successivo. Quindi in realtà più che uccidere per avere armi più forti da così andare avanti più in scioltezza, in realtà è
meno nemici affronti, per assurdo, meno nemici affronti... E meglio stai. E meglio stai, perché tanto comunque quelle armi si romperanno lo stesso. E tanto ti basta buttare giù, nemmeno uccidere, buttare giù il mostro che ha di fronte, che fa cadere l'arma, l'inculi la sorella e lo picchi con quello. O se no lo sganasci di bombe, quindi... Cioè, ragazzi, bello, bellissimo Breath of the Wild. Come ho detto, ha tantissimi punti forza e ottimo. L'unico problema è che personalmente, per tutti i giochi che ho giocato io di The Legend of Zelda, e ne ho giocati un po'... Praticamente da Ocarina of Time, quelli che hanno fatto da Ocarina of Time in poi. Sì, l'unico che, l'unico che abbiamo saltato è semplicemente Majora's Mask. E addirittura quelli per il DS abbiamo preso, anche il remake che hanno rifatto. Sì, appunto, da tutti i giochi che hanno fatto uscire da The Ocarina of Time in poi, escluso Majora's Mask, li abbiamo giocati tutti. Sì, anche Minish Cap l'abbiamo saltato per il DS. Quello peccato. Però facciamo così, i titoli più grossi, quindi... Sì. Ocarina of Time, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, Breath of the Wild. Personalmente Breath of the Wild è il peggiore, addirittura secondo me ancora più basso rispetto a Skyward Sword. Che almeno lì ti dà l'inizio. Cioè lì è carino quanto. Perché è lo Zelda Zero. Comunque. Vabbè, comunque. Tanto vai a prendere. Ah, sì. Naturalmente i troll Natafor hanno Shoak. Perché non dovrebbe essere così? Sono stufo di scappare da loro. Ecco perché tu metterei fine a tutto questo. I troll Natavor hanno tre potenti taumaturghe chiamate Mieti Corpi. Eliminale e manderai in confusione l'intera tribù. Ovviamente potresti anche fallire in modo spettacolare e rendere questa mia giornata ancora più terribile. Mi piace questa alta considerazione che c'ho di... Non so cosa abbia combinato quel cretino di Shoak per essere catturato dai troll Natavor. Lo scopriremo una volta che lo avrei salvato. Scommetto che stanno preparando un bel pasto con Shoak come portata principale. E sbrigarti e tirarlo fuori di lì. Shoak è uno degli zucconi più grossi che conosca. I troll non saranno contenti che porti loro via il cibo da sotto il naso. Va bene, vai pure. Non avevo comunque altro da dirti. Cannibale. Sono un cannibale, figlio d'Annibale. Che fai? Te sposti? Allora, questa si sposta. Giambala. Poi ripeto, ragazzi. Cioè, non so, quale vuoi? Non so. Poi ripeto, ragazzi. Non è che stiamo dicendo che è una merda. Cazzo, anzi, se i giochi di merda fossero così, sarei il giocatore più felice del mondo. Perché bisogna sempre fare delle distinzioni. Noi non stiamo dicendo che è una merda. È un cazzo di capolavoro e ho capito perché a molti è piaciuto. L'unico problema è che non dico che non dovessero rivoluzionare così tanto. Anzi, ci sono molte cose che ho apprezzato. Il nuovo combat system. Ovviamente gli altri eccezionali hanno semplicemente Albatross, buonasera. Hanno semplicemente fuso i Dark Souls con Bayonetta. Non hanno fatto niente di più, niente di meno. Che meno male si è tenuto il nick, dai. Si è tenuto nella nebbia. Chi? Albatross. Ah, ok. Mi sarebbe veramente dispiaciuto questo. È vero. Io ho detto, ma vado a sfidare la sorte. Dice a te, basta un dolce, sono troppo sulle mal di denti. Ma la sera in... Però, ragazzi, no, ma molto probabilmente era più gengiva. Era più un discorso di gengiva, ragazzi. Comunque, ripeto. Comunque, ho avuto la tentazione di cambiare nick. No, non lo fa. Non lo fa, Fratello, oggi mi sono fatto lo stipendio di un mese con il hai venduto, non lo so, i tuoi gatti al mercato nero. Al mercato nero, cosa hai fatto? Con il trading con il coso, quello che ci parlava anche con Matteo. Che roba è? Gioca in borsa. Non lo farò mai.
Avete sentito della serie Alice in Borderland? Ispirata all'omonimo manga? Ah, in Wonderlands. E infatti in Borderland, che ha riscosso un discreto successo su Netflix, tanto da venire rinnovata per una seconda stagione. No, noi non guardiamo niente su Netflix. Non abbiamo Netflix. Non abbiamo Netflix. Alice. Ho letto alla perfezione un grafico e mi sono fatto 1500 euro nel giro di 4 ore. Può diventare una droga, Plaga, se stai attento. Buonasera, Sweet. Ispirata? Allora, specifico, serie ispirata alla manga in live action. Ho capito, ispirato da un manga in live action, ok? Ci riprovano con Death Note? Come detto, a quanto pare è brutta. Se c'è bene. Effettivamente il manga Alice in Wonderland. Se lo fanno bene così... Che è anche, anche abbastanza famoso. Ma è vecchio, tra l'altro, mi ricordo. Andrea. Aspetta, sto facendo i bastioni dopo essere arrivato nelle Shadow. Ah, sì, che è il primo che ti fanno fare. Mm-hmm. Ora sono bloccato con una quest grigia. Una quest grigia. Cosa ti dice di fare? Devo cercare altre? Te lo dice cosa fare? In questo non puoi sbagliare. Sono. Le queste principali sono quelle con uno scudo e un punto esclamativo, Albatross in Shadowlands. Non puoi sbagliarti, ti manda avanti in automatico. Quando viene scritto sotto grigio vuol dire che c'è da, semplicemente da riportargliela quando l'hai finita. Non me la fa prendere, è grigia. È unica. No. Quindi vuol dire che l'hai già... Se è grigia vuol dire che l'hai già presa. Sì, infatti. In teoria. Cosa ti dice di fare? O la devi ancora prendere? Infatti perché... non ho capito. Cioè, nella lista delle missioni, cosa c'hai? Sta troppo lontano. Ah, ok, è cosa ti devo Simone. Lo devo. Lo devo ancora tre. Non è un po' fatela vedere. Anche perché lo vedi le missioni che puoi prendere. Sopra la testa dei personaggi compare un'icona. Dubito, Andrea, che diventi una droga. Anche perché è statistica, non probabilità. Finché sai per certo cosa stai facendo, non c'è il fattore fortuna. Era questo? Sì. Sferza i nemici infliggendo 892 danni da radiosità a tutti i nemici entro 12 metri e riducendo la velocità di movimento. Vabbè, è sempre un attacco in più. E poi dà anche punti. Però ha 45 secondi di ricarica. Ah, va bene, Plagas. Ripeto, come diciamo sempre, soldi tuoi, fai quel che cazzo vuoi. Infatti... Su Netflix, le regole del delitto perfetto. Molto, molto bella, finito. Gianduia, Papa Cugio. Ho bisogno di un bersaglio. Mi lascio che devo andare a fare raid. Buona, Plagas. Buon raid. Ho visto cose che ti farebbero rimpiangere di non aver. Non sei qui per mangiarmi. Vattene. Salvati. I demoni dalle fauci arriveranno da un momento all'altro a prendere il loro cibo. Mi manda a Kajos, mi occuperò io dei demoni delle fauci. Torna con delle storie. Attenzione, arrivano. Chi? Ah. Quanti?
quindi di sta cacca. Eh? Non è vero. Allora, questa cattiveria era dolore. Cos'è? Lei sta insinuando che non apprezza le mie doti artistiche? Allora? Sto bene, riesco a muovermi. Incontrerò Kajo. Sono sicuro che sarà molto arrabbiato. Dici? Che nerd sei che dice lunghetta? In 2 settimane l'ho finita. Sì, vabbè. Cioè, io Sweet te lo rinfaccerò a vita per quello lì di Solo Leveling, che è un manhwa, quindi un manga coreano. Ho fatto, questo potrebbe piacerti. Ah, sì. Ah, ed è quando gliel'ho fatto leggere, mi pare erano usciti tipo 60-70 capitoli. Fa, sì sì, ne ho letti 3 o 4. Ti fai conto di cosa sto il pomeriggio? Dopo un paio d'ore fa, sì, ne ho letti 3 o 4, non è male. La sera alle 8 si va in live e Sweet fa, l'ho finito, è bello. Cosa? Cioè, ah, quello di Solo Leveling. A proposito, Albatross, se invece mi stai dicendo che il simbolo sopra la testa del tipo è grigio, vuol dire che devi ancora finire la quest. Sì, esatto. Infatti è per quello che ti ho detto, dimmi nella lista della missione, quelli lì sulla destra, se c'è qualcosa. Poi ti do anche l'altro incipit, se vuoi una mano per la quest su questo canale o sul canale nostro di YouTube, ci sono tutti i video sul bastione, l'abbiamo portato tutto. Quindi puoi vedere la quest e come, volendo, come risolverla. Cosa? Ah, ok, devo completare questo. Avvicinati e non... Ancora grazie, credevo di essere spacciato. Allora, abbiamo questo di 44, quindi questo. Non tutto ciò che si trova nell'oceano è bello ed educato quanto me. Addirittura. Buonasera, Cry! Cry, ma quanta cazzo di gente c'è oggi? Cioè, le serve stavano implodendo. Mamma mia, quanta lore scoperta oggi con i contenuti sbloccati. Ma io vivo nel tempo distorto. In sta vacanza di Natale ho finito The Witcher. Boia. Quanto hai guardato? Ah, ecco perché hanno sbloccato un altro pezzo del raid. Sentivo le loro urla da qui. Questi troll del sangue sono dei mostri, troll zandalari. Chi mai mangerebbe la propria gente? Torna con delle storie migliori. Bel lavoro, i troll di Nathvor dovrebbero essere in difficoltà ora che quei cosi sono fuori gioco. Va bene, vai pure, non avevo comunque altro da dirti. Idiota, hai idea di quanto fossi preoccupato? Avresti dovuto vedere Kaios. Magia oscura dappertutto, troll che facevano cose assurde. Avevo addirittura delle lance nello stomaco. Ti stavano per mangiare. E quante lance avevano nello stomaco, tu? Almeno 2. Ed erano davvero grandi. Oh, grazie. Grazie per avermi curato. Prego, idiota, non scappare mai più. Torniamo dagli altri. Ho così tante storie da raccontare. Se ti perdi mentre torniamo indietro, sappi che non tornerò a cercarti. Non preoccuparti, non mi perderò. E so che comunque verresti a cercarmi. È bellissimo. Hanno messo nuovi livelli di Torghast e altra lore sul carceriere Sylvanas. Dove l'hanno messa questa roba qui? A Torghast proprio scopri qualcosa sul carceriere Sylvanas? Ecco perché c'era tanta gente che stava facendo Torghast. Ah, ok. Hanno dato un motivo per cui giocare Torghast, praticamente. Ah, già, in tutto questo ci sta la missione ad Oribos. Non c'avevo nessuno scudo io. Ma è una missione scudo o con punto esclamativo? Quello normale.
Come è potuto succedere? Un Loa morto. Tutte le storie di Torgat perdute per sempre. Torga! No! Chi farebbe mai una cosa simile a Torga? Voleva solo raccontare storie. Te lo dico io, Key. I troll del sangue. Seguitemi. Gliela faremo pagare. Ora hanno messo a Torgas nuove ale della torre, sempre 8 gradi di difficoltà da scegliere fuori, ma sono ben 18 piani, missione scudo comunque. Ah! Non avevo visto niente. Ci sta molto da fare, parla in fretta. Ah beh, poi le farò. Torga, Loa delle tartarughe, che sta è opera del troll del sangue, non tengo dubbi. Arriveremo fino in fondo alla faccenda. Zandalar resisterà. Dobbiamo parlare con lo spirito di Torg e scoprire cosa è successo a K e come fermarlo. Prima hai detto di tenere un legame con Bonsandi. È il momento giusto per sfruttarlo. Teniamo bisogno dell'aiuto suo per parlare con lo spirito di Torg. E Bonsandi incontri i nemici tuoi prima di... Evochiamo Bonsandi. Ciao! Fatemi indovinare. Volete parlare con l'anima del povero Torga? Dici? Ah, che ne dite, Denupatta? Eh? Portatemi l'anima di un'altra Loa e vi farò avere lo spirito di Torga, eh? Non staremo al gioco tuo, Bonsandi. Vuoi uno spirito Loa? L'eroe è già Cisirik. Vatti a pigliare Gil. Tieni il fuoco nelle vene, Tarni. Ottimo. Ma l'aiuto mio ti costerà comunque qualcosa. Grande Talangi, sì. Farò tutto ciò che devo per difendere. Nel bene e nel male. Teniamo l'aiuto di Bonsandi. Concentriamoci sulle uccisioni. Che i Loa veglino su di te. Cessare l'evocazione. L'evocatrice Yarz interrompe il rituale del sangue. Sento qualcosa di oscuro e potente che sta avvenendo evocato nei resti di Torga. Devi fermarlo. C'è sta un evocatore che sta usando il sangue dell'Oa per finire il rituale. Fai il possibile per fermarlo. Io starò a K per tenere sicuro chi sti tortoliani da troll del sangue. Zandalar resisterà. Ah, è un omino più preciso. Non fare le cose di fretta. Combustione in secche. Tutta questa faccenda è davvero folle. Non credo esistano storie migliori di questa. Bah, hai sentito quel fastidiosissimo rumore? Sono quelle stupide zecche del terrore impegnate a succhiare il sangue di Torga. Mi fa accapponare la pelle. Cosa? Non senti niente? Ma fidati di me. Ci sono e dobbiamo fare qualcosa. Ecco, prendi questa pergamena. Ci siamo già dovuti occupare di questi stupidi zetti in passato. Leggila vicino a loro e esploderanno in mille pezzi. Sì, sì, sto ascoltando. Va bene. Ah, Bonsandi. Salve! E niente, li voglio bene io a Bonsandi, li voglio tanto bene. I troll del sangue stanno dappertutto, acca. Hanno sfruttato Torga fino all'ultimo, addirittura mangiando la carne sua. Questo è troppo anche per me. Le anime di questi troll sono state corrotte dalla carne dell'Oa. Ricordatelo per il futuro. Queste anime sono preziose assai per me, più di quelle dei normali troll del sangue. Porta le anime corrotte loro e richiamerò lo spirito di Torga per te. Ma non preoccuparti. Ma guarda un po', sto gli altri sono lontano. Finalmente usciti dal loro guscio e stanno venendo qui. Era ora! Pensavo fossimo gli unici a cui importasse della morte di Torga. Chissà, Lask, penseremo noi a questi insetti che stanno facendo a pezzi Torga. Tu dovresti rimanere qui e aiutarci a elaborare un piano. Non sei in grado di affrontare i troll del sangue. Beh, non sei il capo di nessuno. Daremo a quei macellai una bella lezione. Già. Quelle cose saranno la tua fine. Sono più crudeli dei troll del sangue che abbiamo incontrato nell'ultimo pellegrinaggio.
Ma cosa ne vuoi sapere tu? Resta qui se vuoi. Noi andiamo avanti. Conosco ogni angolo di questa zona. D'accordo, fa pure. Ah, come se l'avesse costruito lui, questo posto. Che bello. Ok. I tortugliani. E poi in realtà è vero, nel senso, se la sanno cavare davvero loro il combattimento. Sì, sì. Beh, alla fine si può dire che hanno effettivamente una bella scorzatura. Sì, vero. Letteralmente. Che bello combattere dentro un Loa. Mm. Fa strano, sì. Vediamo sto coso. Prima devo tenere in un bersaglio. Allora che si dice? Si dice che già domani devo ritornare a lavorare, non c'ho cazzo di voglia. Che palle. Basta. Che io, a differenza di Plagas, non sono un milanese imbruttito. Posso ancora usare che sto oggetto? Sì, sì, sì. Sangue, sangue, sangue! Secondo me vuole del sangue. Non so cosa me lo dica di preciso. È una vaga, come si dice, idea, ma... Da me mi sa che chiudono il paese. 100 e più casi di coronavirus. È bello che stamattina tutti in fila in farmacia e tamponi. Chissà perché dopo quella bella mangiata in compagnia succede questo. Ottimo, direi. Ma non dovevano, perché non dovevano farlo, coglione. Infatti molta giorni che poi finiamo quella campagna e poi rilassati. Poi rilassarti. No, ma che poi, Sweet? In realtà, perché non voglio che passi questo... Cioè, io mi diverto un casino. Cioè, per me si potrebbe anche andare avanti ad oltranza. Solo che, ripeto, l'avevo messa su come una mini campagna. E il portarla poi troppo avanti, ho paura di magari annoiare voi. O comunque di inserire roba che non era preventivata e mandarla per tangenti particolari. Cioè, poi voglio dire, io l'unico mio punto di forza, Andrea lo sa bene, è l'improvvisazione, nel senso che, cioè, io sarei capace di, ok, vogliamo giocare, boom, io ti invento una storia in tempo 5 nanosecondi, nel senso, non ho di questi problemi, però... Devo avvicinarmi. Anche se spero che poi dopo, quando sei finito, effettivamente si continui a giocare, eh. Cioè, magari con un'altra avventura, magari qualcun altro prende il mio posto come master. Così giusto anche un po' per cambiare, eccetera. Vale, però mi vieni, io parlo per Gul.
tentare. Tu servirai o morirai. Il coscio dell'Oa mi nutre, nutre con sì. Combatti, resisti. Kun ha fame della tua sofferenza. Io cosa stessi facendo? Comunque. Per evitare nuovi scontri. Tipo calmo. Sì. Inquietante, ma calmo. Molto inquietante. Perché sa della sua potenza. Almeno pensa di saperlo. No, no, vabbè, è potente. L'unica cosa che non ha fatto conti è con noi. I tempi cambiano e gli zandalari pure. Da tutti e due. Critico, celerità, versabilità, maestria. Questo non mi dispiace in realtà. Che i teschi dei nemici adornino le vesti tue. Va bene, vai. Ora possiamo dormire sogni più tranquilli, sapendo che al mondo esistono un po' di esemplari in meno di quelle cose. Hai qualche bella storia da raccontare? Bene, mo passerò a recuperare l'anime loro. Hai rispettato la parte del patto tuo, perciò sono pronto a mostrarti ciò che rimane dell'anima di Torca. Tengo bisogno di una piccola parte tua come connessione per evocarla. Non temere, te la restituirò tutta. Quasi. Dopo me ne tornerò indietro. Puoi chiamarmi quando vuoi. Ma solo se tieni un altro accordo per me. Ci vediamo presto. E diamoci dentro. Ah, che giocherello. Lo spirito tuo è richiesto. Tira fuori la testa dal guscio, compa. Principessa Talangi. I troll del sangue stanno alimentando Giungo con i miei resti. Distruggete gli accampamenti attorno al mio cadavere per indebolire Giungo. Niente di più facile. Ok. Cosa vuoi che succeda? Ok. Forse non terremo l'aiuto di Torga, ma possiamo fermare qualsiasi cosa i troll del sangue stiano pianificando. Bene, vuoi uccidere l'alfiere di un dio del sangue? Possiamo capire come farlo. Del sangue corrotto nelle vicinanze alimenta il potere di questo mostro. Fortunatamente ho già sentito storie di questo tipo. Prendi questa pergamena. Ma fai attenzione, distruggerà il sangue corrotto che sta nutrendo Giungo. Oh, mi serve che tu trovi una delle pergamene in possesso di Ulbrook, la pergamena della mano del destino. Del destino. È davvero molto potente. Ci servirà. Abbiamo finito? Ok, c'è altro? Kisha, dobbiamo aggirare i troll del sangue e scoprire cos'altro hanno in mente. Tenete qualcosa che possa aiutarci? Certo, ho delle pergamene più vecchie di voi. Kisha, guarda tra la mia roba. Ah, potrebbe volerci tutto il giorno. Principessa, non hai idea di quante pergamene ha. Vediamo, pergamena dell'eterno ritorno. Può essere utile? No, l'hai letta almeno. Però tienila per dopo. Ci servirà quando avremo finito con tutto questo. Oh... Pare che questa sia scritta nel linguaggio degli dei antichi. Dove hai trovato un oggetto del genere? Non ti ho mai raccontato quella storia? Oh, è incredibile. Vediamo, da dove posso cominciare? Concentratevi, non è il momento delle storielle. Va bene. Eccola! Pergamena dell'invisibilità. Questa andrà bene. Ah... Sapevo di averla da qualche parte. Questa ci permetterà di passare alle spalle dei troll del sangue. Restatemi vicini. Bene,
È ora di muoverci, ma ricordate, fate silenzio. L'ultima cosa che vogliamo è che voi due finiate in gabbia. E giustamente io no. Ah, bene. Mi ha fatto prendere una pergamena scritta in lingua di Dio antico. Sì, in effetti se lo chiedono in parecchi. Soprattutto non l'hai letta, vero? Perché solitamente la roba che lasciano gli dei antichi, come dire, puzza un po' di cacca. Cioè, non porta mai a qualcosa di buono. Con mai intendo proprio mai. Che anche lì, no? Mi viene da dire. Cioè, ma gli dei antichi sono l'essenza di Azeroth. Perché quello sono. Cioè, nel senso, sono la parte malvagia di Azeroth. Cioè, perché ti vuoi autodistruggere? Che problemi hai? Cioè, capisco chi vuole il, come si dice, il controllo, il predominio, la tirannia, il fatto del, ok, siete tutti, quello, ok, ci sta. Ma il fatto di volerlo distruggere il pianeta, ma dovete smettere con... Avvicinati e non borbottare. Vai, amico mio. Cioè, c'è davvero bisogno. Ecco, giusto. C'era infatti qualcosa che mi stavo dimenticando di fare. Che non si sono fissate queste pallette. Comunque quell'attacco... Sì, fa un po' di... Insomma, buona la fa. Perché fa Jambala, Jambaya. Ma poi che motivo di merda è distruggere il pianeta? Comandarlo ha senso, ma perché distruggerlo? Dove vivresti? Esatto. Ma cioè, allora, a parte il fatto che demoni, gli dei antichi non lo vogliono distruggere, lo rivogliono indietro. No, aspetta, fermati. C'è alcuni, sì, lo stesso coso, come si dice, lo stesso Enzot, perché banalmente lui vuole portare tutto al vuoto. Giusto, vuole, non è che lo vuole distruggere, lo vuole assorbire, mettiamolo così. Mentre ce n'era un altro, che è quello appunto del... che trovi a Breath of the Lich King. Lui effettivamente, lui voleva proprio distruggerlo. Infatti non per niente... si muoveva all'ombra del Lich King, perché sperava lui portasse il flagello su tutta Azeroth in modo tale da indebolirlo e poterlo distruggere più facilmente. Che cazzo, sei tu il cazzo di Azeroth? Ma sei scemo? Che problemi hai? È perché non lo vuole lasciare ai costi, ai titani, quindi in compenso fa: non ve lo lascio, ve lo distruggo. Porca miseria. Ah, poi si è spiegato il perché c'era tutta una marea di gente, mi ricordo. Hanno messo tutta una zona narrativa a Torghast in Shadowlands oggi. Ah, ok. Quindi c'è più roba da fare il fine settimana. No, ma non lo facciamo per ora. T'ho detto prima, voglio finire le... Le congreghe. Per chi non ha PlayStation, ma solo PC, PlayStation Now conviene? No. PlayStation Now fa veramente che domanda? Cioè, no. E poi PlayStation Now è quello di streaming, se non mi ricordo male. Cioè, fa veramente schifo. Fa veramente cagare. Cioè, a meno che non l'hanno migliorato negli ultimi tempi. L'hai mai visto usare da qualcuno? Porca vacca. C'è un motivo per cui non ne parla nessuno di PlayStation Now. Che problema che Sony non ha dei buoni server. Quindi
Infatti anche PlayStation Plus fa cacare. Cioè, o meglio, in confronto a Microsoft a Google o Amazon. Cioè, allora, noi l'abbiamo provato quando è uscito e era veramente una merda. Ora, se l'hanno sistemato, non so che dirtelo. Per farti capire, laggava con giochi della PlayStation 2. Che poi tramite indie, se non hai una PlayStation e hai un PC, gioca a quelli PC o comunque, beh, come dire, modi per giocare a quelli PlayStation ci sono, anche se non ve lo consigliamo lo stesso. No, vabbè, puoi comunque comprare il titolo e poi giocarlo in altri modi. Possiamo curarci? Grazie. Cioè. Poi vabbè, la mia era una domanda perché me l'ha chiesto un amico, nulla più. No, ci sta. Oddio, l'idea, a parte che PlayStation Now, non so se l'avevano anche già implementato per PC. Sì, però, sì, c'è, no, c'è già. Ah, c'è già, ok. C'è già. E perché proprio... mi pare che l'avevano messo per PC, ma non so se l'avevano già portato tipo in Italia, perché mi pare che lì era uscito, mi pare, solo l'America. Però... oddio, sto milione d'anime a Bonsandi gliele abbiamo portate. Con calma. Se sarebbe Ganzo che in un futuro, magari tipo tra la prossima, tipo nella prossima espansione, quella dopo, ti spunta una missione secondaria di Bonsandi, fa: oh, mi hai portato le, cioè hai ripagato il tuo debito con me, il patto è risolto. Perché effettivamente, anzi, so che è infattibile, però sarebbe veramente figo, perché non mi ricordo se perché c'è nelle statistiche anche in World of Warcraft, ti tenesse il conto di quante persone effettivamente uccidi, e sarebbe Ganzo se ha 1 milione di effettivamente di kill. Il trofeo, spunta... tipo un achievement, hai ripagato Bonsandi. Sarebbe carino. Come va la testa, amico? Guarda, una rottura di cazzo, Cry. Che è una merda d'uomo, ragazzi, è una merda d'uomo. Che cosa vuoi? Hai preso la pergamena? Aspetta, come si chiama? Questa pergamena è gravemente danneggiata, quasi sul punto di sbriciolarsi. E ti sei occupato del sangue corrotto? Bene, sembra che gli alfieri sia stato indebolito e hai recuperato la pergamena. Fai attenzione, è molto antica. Holbrook diceva sempre di quanto fosse potente. Ora, scopriamo se aveva ragione. Ce ne hai messo di tempo? Quelle che abbiamo liberato prima erano i tortigliani che hanno fatto. Noi abbiamo il cazzo duro. E invece... ho una notizia buona e una cattiva riguardo a tutta questa storia della distruzione dell'alfiere di Kuhn. C'è un'intera armata di scheletri tra noi e la prossima zona. Immagino che abbiano usato il sangue di Torga per rianimarli. La buona notizia è che la pergamena che hai recuperato da Holbrook è in grado di evocare la potente mano del destino. E la cattiva è che la pergamena è rimasta danneggiata quando Holbrook è morto e può essere utilizzata solo un'altra volta. Prendila e distrugge quell'armata di scheletri. E te pareva. Abbiamo finito? Sarà meglio muoverci e capire cos'altro stanno facendo i troll del sangue più avanti. Sai, credo che potremmo farcela uccidere questo alfiere di Kuhn. Vendicare un Loa e uccidere l'avatar di qualche mostro? Questa potrebbe essere la miglior storia mai raccontata da un tortogliano. Sono bellissime. Allora, qual era? Mi pare questo. Che poi è bello che è pugno forbici, cioè sasso carta forbici. Cioè. Praticamente sì. Questa è la mano della famiglia Adams quando gli gira male.
Quello invece era il nostro potere quando ci gira male. Gira molto male. Ah, le missioni mondiali. Il destino è sazio, tipo, te lo assicuro, a volte il destino è gentile. Grazie. Da stanchezza e dolore al braccio. Io zero problemi, i colleghi avevano tutti qualcosa, evidentemente sono mezze, mezze seghe. Cosa c'è? Hai assistito alla distruzione? Ho assistito alla distruzione qui? Forse dovrei provare ad aggiustare quella pergamena. Sai, potrebbe farci comodo. Sì, decisamente. Vedi di fastidire qualcuno. 40° livello! Yeah! Ora, continuare a parlare con loro. Ci prendiamo. No. Questo. Maestro di sbrigare. Vabbè. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Passivo. Le abilità che consumano cariche. Il potere sacro ha una probabilità del 15% di azzerare il costo della tua successiva abilità che consumerebbe cariche di potere sacro e aumenterebbe i danni inflitti o le cure fornite del 20%. Ah, questo non è male. Vendicatore sacro triplica la generazione di cariche di potere sacro per 20 secondi. Sì, però per 3 minuti. Cioè. Serafino, 3 cariche di potere sacro. La luce magnifica il tuo potere per 15 secondi, aumentando la circa. Preferisco il primo. Intento divino. Poi, vabbè, battaglia, 40°. No, è lì, Andrea. Cosa più Ah, perché l'hai chiuso. Yeah. Un'abilità. Ah. Nuovo campo in battaglia. Comunque chiuso. Ma si può andare tranquillamente a lavorare se si va in altri paesi. Ah, quello sempre. Cioè, indipendentemente dalla zona. Sì, sì, se sì. Devi andare a lavorare, ci vai. Sì. La principessa Talangi pensa che siamo quasi pronti a uccidere l'alfiere di Kun. Forse ha ragione. Forse siamo già tutti morti. Chi può dirlo? Quello che so è che i troll del sangue sono qui. Intenti a strappare via la carne di Torga. Blah. Da quello che ho capito lo stanno usando per alimentare i loro rituali. Tutto questo deve finire. Va là fuori e ruba quei preziosi pezzi di carne dai troll del sangue. Io troverò un modo per disfarcene. Ok. Ascolta, Maie. Sarò felice una volta che avrai ucciso l'alfiere e le cose torneranno come prima. Fino ad allora devi pensare a occuparti di queste mostruose troll del sangue chiamate... sfasciateste, adorabili, non è vero? Per quanto ne sappia, quelle creature hanno una specie di connessione con l'alfiere. Forse è il motivo per cui sono così enormi. Uccidi quelle sfasciateste e forse riusciremo a indebolire un po' quell'alfiere. O magari non farà altro che arrabbiarsi ancora di più e ci ucciderà tutti. Ah, lo scopriremo. Abbassa la voce. Ci sta molto da fare. Bello, come non si fanno problemi. Farò principessa. Difendere la gente mia. Ah, stiamo assai vicini a indebolire l'alfiere. Mai. Questo è l'ultimo passo. L'area qua attorno è satura di magia del sangue. Mentre tu eri impegnata a combattere, io ho creato del totem in grado di purificare una zona dalla magia del sangue. Pigliala e piazzala nell'area circostante. Dovremmo assorbire un po' della magia del sangue che stacca. Una volta fatto, l'alfiere dovrebbe essere sufficientemente debole da poter essere ucciso. Acciso. I teschi dei nemici adornano okay. Questi due. Venite, dobbiamo essere pronti per distruggere l'alfiere del dio del sangue. Chi è che lì? Sì, arriviamo. Cioè, chi è che lì? Il vaccino è per metterti un microchip. Raga, ma allora, cazzo, ma non te ne accorgeresti che ti infilano qualcosa dentro? Cioè, sti cazzi, a che livelli di tecnologia pensate che il genere umano sia arrivato per poterti iniettare un microchip così piccolo da non sentirlo durante un'iniezione?
E poi non avere effetti collaterali del fatto che ti sta andando in circolo. Cioè, e soprattutto di quelle dimensioni, cioè a quelle dimensioni, cosa pensi che potrebbe fare mai? Cioè, al massimo dice dove sei. Cioè, beh, in effetti ma non è solo degli italiani, è una cosa diffusa indie, il problema è quello. Cioè, boh. Prendo ancora 4G e non mi ancora tutto su pelato sulla carrozzina. Ma è parte del progetto X-Men, esatto, cioè. Che poi anche lì per il discorso del 5G che è fatto per i poteri forti. Cioè, raga, ma così? Improvvisamente? Cioè, raga, si chiama 5G. Quindi vuol dire che ci sono 4G che sono venuti prima. Che cazzo? La Roxy Bar. Che cazzo è? Cioè, Roxy? Ci sono stati 4G che sono venuti prima. Cioè, ragazzi, veramente? Cos'è? Si sono svegliati e hanno fatto la prossima cosa di internet la facciamo per controllare le masse. Così. A cazzo di cane! Scusa Roxy, ma sono in live, se no avrei giocato tranquillamente con te. Cioè. Anzi, poi di che... solito mi diverto. Poi aprire una crisi di governo. Pandemia hanno toccato. Sì, vabbè. T5, farò la seconda dose e vi farò sapere se ho ottenuto fantastici poteri cosmici oppure rimarrò sfigata. Vabbè, console ti sarei sempre la nostra Switch. Purtroppo cominceranno a lavorare nel mio paese per un gigabit. Per la un gigabit. Cioè, ma ripeto, cioè internet, cioè 5G è una nuova, è semplicemente una forma di connessione. Di connessione a internet. Niente di più, niente. Cioè è una connessione a internet. Ragazzi, internet, cioè internet da almeno 20 anni, cioè buongiorno. Ora improvvisamente serve a qualcos'altro oltre che connettere il mondo? Che poi magari sono i soliti che comunque sono iscritti a Facebook, vanno su Google, c'hanno, sono su qualsiasi social. Cioè hai paura che ti traccino? Davvero? Cioè, okay. Forse non te l'hanno spiegato, ma... Chi ciò che mi dà sono... Vabbè. Proviamoci. Guarda come continua a dirmi che sono sotto attacco, vabbè. Acquisirà tutto il mondo con i vaccini Xbox 5G, esatto. Va bene, vai. La principessa Talange ha detto di percepire la magia del sangue dissiparsi dall'interno Torga. Spero che abbia ragione. Hai qualche bella storia da raccontare? Hai trovato quella carne di Lo? Non c'è modo di trattare i resti di Torga Maie. Farei in modo che vengano distrutti. Ce ne hai messo di tempo. Combatto per proteggere la magia del sangue sta abbandonando l'area. È ora di colpire prima che i troll del sangue ottengano altri vantaggi. Perché sto parlando come tortigliani? Ci siamo mai? La magia del sangue si è indebolita abbastanza da permetterci di colpire l'alfiere di Kuhn. Servirà l'aiuto di tutti noi per fermarlo. Ci vediamo dentro Torga. Non possiamo perdere. Se i troll del sangue ottenessero il controllo del sangue di Torga, non ci sarebbe più alcun modo per fermarli. Il potere di Junko è immenso.
deve essere fermato prima che possa attaccare Zuldazar. Vendetta per i caduti. E andiamo. Sì. Qualche anno si potranno comprare bambini all'interno dell'Xbox Game Pass. Chi è che ti ha dato questo? Non lo so, mi sono visto aprire l'inventario, non so più. Quando gli altri sentiranno la storia di come abbiamo ucciso l'alfiere di Gohan. Non so più, non ho capito perché era partito un coso di commercio. Mistero, ma l'aveva aperto il tipo? Adonu. Che se l'aveva aperto il tipo almeno chiedi. Sì, vabbè, non è che tipo ruba la roba, eh. Sì, no, ma almeno chiedi. Fa, vuoi commerciare? Ciao, Torga. E i vostri sforzi sono inutili. Io sono intoccabile. La dracotanza sarà la fine tua! Il potere tuo non può proteggerti! Che poi in realtà è grosso uguale lui, anche se gli leviamo quello poi. Inutili. Io sono in toc. Cosa? Prego? Stava dicendo? Insieme! Ora! Per Torga! Non siete nulla contro Gohan. Soffrite. Sì, ce l'avevano detto anche di un certo alla morte, però... Bloccano tutto il set enclave. Ora ho tutta l'estetica. Ah, questo sì, questo mese sì. Mancavano solo le spallette. Come al solito, Sì. Ma quindi sto Gohan è del vuoto? No, il Gohan è un dio artificiale. Esatto, un dio antico creato artificialmente che sarebbe... La gente mia non subirà più l'oppressione tua e dei troll del sangue. Poi ve lo spieghiamo. Io e il campione... Non proprio del sangue, carai. Stiamo venendo a prenderti! E ti faremo a pezzi! È un po' un miscuglio, Gohan. Incredibile! Ce l'abbiamo fatta! Però sì, del sangue va bene. Prenderci una pausa. Già. Torniamo al santuario. Gohan è praticamente la manifestazione di un morbo. È... Praticamente è una muffa, è una spora. Allora, per farvi capire, Gohan è nato da un'incubazione. È praticamente un virus, tra virgolette, è... No, più che un virus, è sbagliato. Allora, Gohan è... I titani hanno preso parti, sangue, degli dei antichi per crearne uno artificiale. Così da poterlo studiare. Da poterlo, per poterci testare sopra cosa potesse essere più... efficace contro gli dei antichi. L'unico problema è che qualcosa è andato storto, ovvero quell'essere ha preso coscienza e potere, per questo è stato sigillato. Io perché tanto, come al solito, quando fai esperimenti del genere, tanto qualcosa va storto. Sì, un po' come Resident Evil, quel dir si voglia, il Covid. Justice 2 potrebbe essere interessante. È fatta, Maie. Il troll del sangue. Non possono più usare il sangue di Torga per alimentare l'armata loro. So che speravamo di ottenere l'aiuto di Torga, ma almeno abbiamo fermato i troll del sangue. Dobbiamo trovare Rokan e gli altri, insieme a Kragwa, se è ancora vivo. Sembra quasi che Lashak voglia qualcosa. Che buon Sam di incontri nemici tuoi prima di te. Non fare le cose di fretta. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ma questo non rende il nostro piano meno folle. Rimane ancora una cosa da fare. È da anni che faccio visita a Torga. Mi ha raccontato storie su potenti pergamene, tra cui una in particolare che serviva a mettere a riposo lo spirito di un Loa. Credo che dovresti essere tu a leggerla. Voglio dire, se ti senti abbastanza intelligente per leggerla. Bah, prendi questa pergamena e leggila prima che cambi idea. Sì, sì, sto ascoltando. Allora? Addio, Torga. Ricorderò le storie che mi hai raccontato e le condividerò con gli altri. E
io mi assicurerò che i tortogliani sappiano come ti sei opposto coraggiosamente a Gu-Hun. Guardiamo Dino la cosa. Non avrò pace finché Gun e i troll del sangue non saranno altro che non ricordo. Te lo giuro, Torga. Ma che accidenti! Quella scaltra tartaruga non cercava la pace dello spirito, voleva reincarnarsi. Ecco. Prenditi cura dell'Oa, Lashk. Noi dobbiamo andare a cercare altro aiuto. Va bene, vi aiuteremo a combattere questo dio del sangue, principessa. Ma smettila di assillarmi. Scommetto di poter convincere gli altri tortogliani di Nasmir ad aiutarvi. Forse verranno anche Shok e Kajosh. Grazie a entrambi. La lealtà vostra significa assai per me. E per strano. Zandalari. Devi parlare proprio con me. C'è ancora parecchia cosa da fare. Lashak e io abbiamo molte cose di cui occuparci. Prima di poter aiutare, so anche dove potresti trovare quella tua amica troll che tanto cercavi. E Krakua? Abbiamo finito? C'è solo una zona sicura in cui questo Rokan e i suoi amici dell'Orda potrebbero essere. La Conca Nera. Per tua fortuna si trova vicino alla dimora di Krakua. La Conca Nera è l'ultima tappa del nostro pellegrinaggio. Cammina lungo la strada che ho segnato sulla tua mappa e se incontri qualche tortoliano, digli di incontrarci là. Vorranno sicuramente conoscere la fine di questa storia. Noi ci faremo strada verso quel luogo e porteremo con noi chiunque troveremo lungo il cammino. Ce ne hai messo di tempo. Che è successo? Notte, Sweet. Buonanotte. E ancora niente spallette. Ormai penso andremo avanti con questa merda. Sì, attaccata alle spalle. Che potrebbero fargli un reskin, porca miseria. Dov'è Kisha? Sarebbe stata qui a impartire ordini. E noi, davanti a Kres, ci fermiamo. E io ho sbagliato tantissimo, come sempre. Usciamo. Se volete sapere come continua la storia di Nazvir e dei Loa, soprattutto se questo Loa sia vivo, perché per ora abbiamo incontrato... Un 50-50. Abbiamo incontrato tre Loa, di cui uno era vivo, ma che abbiamo ucciso. Uno è morto. Loa dei morti. Quindi non è decisamente vivo, ma non è neanche tanto morto. O meglio, è morto, ma non proprio... È Loa dei morti. L'altro è morto, ma si è reincarnato. Quindi ne rimane... Il Boddone sarà vivo? Ne rimane uno. Scopito su... Sarà vivo? Avremo fortuna stavolta? Come ha detto Mirko, scopitelo qui, su Fratelli di Gamepad, su World of Warcraft. A domani sera, sempre lì. Sempre qui, stesso posto, stessa storia, stesso bar.